Un segnale in controtendenza per Viale Montalbano a Quarrata, quello che un tempo era considerato la vetrina della produzione cittadina di mobili, negli ultimi anni ha registrato numerose chiusure delle mostre di arredamento, scontando i problemi della crisi del settore. Nei giorni scorsi, per Onieri, storica azienda quarratina del mobile, ha deciso di aprire il suo office al store proprio sul Viale Cittadino. Abbiamo deciso di riaprire un negozio, un piccolo shop in cui si possono trovare tutti i prodotti del nostro brand, che è appunto Onieri, e perché un'azienda che è storica, lavoriamo con poltroni e divani dal 1929, abbiamo creduto fortemente di poter dare un contributo a quella che è Quarrata, che è stata Quarrata e che speriamo sarà Quarrata. L'inaugurazione ha visto ospiti importanti del mondo dello spettacolo e dello sport come Cecilia Capriotti, Giovanni Galli e il noto volto della TV Alfonso Signorini. È un progetto di rilanciare la famosa città del mobile che era stata tale 30 anni fa e di fare oggi il polo del mobile, quindi ritornare alle tradizioni. E questo è un progetto importante che va assolutamente, oltre che promosso, anche sostenuto. Risponde a quello che è proprio il progetto dell'amministrazione comunale Mobilitiamoci, progetto che prevede il rilancio della via Montalbano, della nostra arteria principale, il cuore pulsante della città di Quarrata, dove si chiede questo: si chiede alle aziende private di rilanciare la città insieme all'amministrazione attraverso quel progetto, seguendo le linee di quel progetto. Il Made in Italy è un nostro punto di forza, come lo dovrebbe essere per tutti gli imprenditori italiani, in quanto ha un valore assoluto, e per la prima volta appunto dopo 100 anni abbiamo deciso di aprire un official store Onieri con i nostri prodotti, rivolto al pubblico, rivolto ai privati.